Avengers verso fine della me. Sai cosa siamo arrivati a fare? Volevo farti una domanda. La mucca. Ti ricordi quando si stava sul cazzo la DPG? Poi è arrivato molto di peggio e abbiamo detto avercene di PG. Al peggio non c'è mai limite e non c'è mai limite neanche allo show degli Arcade Boys. Intanto DPG, in tutto quello che poi sembravano i peggiori, quelli che minchia non avevano concezione musicale, abbiamo scoperto che in realtà avevano un piano ben più ampio e interessante. Bastava mettergli degli autori dietro senza snaturarli, togliendo solo la parte malandrina. La difficoltà vera è cercare di accettare dei consigli da parte di qualcuno di esterno per sistemare quelle due o tre cose che potrebbero anche essere, che fanno incazzare gli Arcade Boys. Ma senti una cosa, coglione, Run Raid, Run Raid, soprano abbassato, avranno passato a Tasbrano Run Raid. Tu c'hai 35 anni, fai ancora il culo. Ah, Tasbrano Run Raid, che non abbassato Tasbrano la caviglia, tutto trovando, poi cammino se moncherini, Run Raid, Tasbrano, se è mondo marcia, Tasbrano, insieme tutti e due, Run Raid, Tasbassato. Siamo andati avanti. Non so se tu like, condividi, commenta e vatti a fa. Seguici su Twitch. Iniziamo. Secondo te hanno capito questi che sono ritardati? E cosa devi fare? Raga, aiutateci. Ah, devi fare il piangino prima. Fratelli, vi prego, vi prego. Vi prego. Abbiamo bisogno dei vostri like, dei vostri commenti, ma soprattutto dei vostri soldi. Sì, e delle vostre condivisioni sui vostri social network per le vostre famiglie e i vostri amici. Un like, una preghiera. Che ci porti via il Signore. Sì. Oggi mi va la vita. Raga, allora, noi la canzone l'abbiamo già sentita. Abbiamo cancellato per sbaglio la reaction. Adesso la facciamo col video. Quindi vi diciamo che la canzone Run Ray, va sotto che trasbrano. La canzone ha un riferimento sociale. Però, una cosa che non sapevamo la prima volta. La cosa che non sappiamo la prima volta è che tutti i soldi ricavati da questa canzone sono stati divenuti al canile. Quale canile? Ah, un canile dei cazzi loro che non mi fa niente. Ah, benissimo. Però ho apprezzato il gesto. Cazzo, mi frega, ma che cazzo vuoi? Ma che domanda mi fai? Ti sembro Tony F. Sono un bassottificio, che cazzo ne so. Però è una cosa carina, cioè sì. Invece di darli a me, gli hai dato il cane. Va bene, per carità di Dio. Che cazzo, il cane quello è felice lo stesso, pure con le pulci. Però gli dai la magari non li ammazzano dei precanini, li fanno sopravvivere. Però possono strozzare me con le tasse. Adesso, Italia, a parte le cazzate, noi ci diverte fare facile umorismo su determinate cose, sì. Ma il tema è molto importante. E tutti e due noi amiamo gli animali. Sposo Barro adesso ha mancanza di un cane. Esatto. E non può prenderlo perché non ha una casa. Lei perché non ho 5.000 euro. Perché sono spoiler. Vai. Hai ragione. Vai. Raid. Eccolo. C'è anche scritto anche con. Ah, gli astronauts hanno girato. Adesso è epico. Sì. Perché sta volando la macchina? Scusa, vendi la macchina per il. Raid. Dimagrito, sono stanco perché scopo. Luca non ha preso un ragazzino per quella scena. Scusa, vale. Andiamo a vedere. Sarà tutto l'entourage suo, eh? Tutto l'entourage mio. Bello ritornello, eh? Sì. Bella anche la gente che non sa dove guardare. C'è il bambino. Oh, ma che bella è! La linea Darpolo Gang della K. Ah. No, ma la voglio! Oh! Che devi. Alzi K, capito? Ah. Per quello. Però, Tony, se stai guardando la reaction, mandami un XXL, per favore. Un M. Ma c'era un bambino unico, piccolino. C'è anche a disagio, palesemente. C'è Andrew. Capiale, basta. Ma no! Ma no! Che... No! Tony! Ma dai, che poi quello è... Sono uova di lompo. Si sente male. Ma non è vero. Ma come magro? Arrivando papà. Sono la trap. Sono stanco. Patato. Però carino, gli ha dato il bacio. Dolce Tony, cazzo. 5.000 per un cazzo di bassotto. Stupida bitch. Ah, sono Pyrex. Di bassotto. Comunque da 3 anni che dettano la moda. Cioè, gli puoi dire il cazzo che vuoi. Il cazzo che vuoi, sono 3 anni che dettano la moda, le mossette e gli tormentoni. Sì, c'è anche Claudio Bisio Malandrino. Io volevo dirvi che il cactus non è per un cazzo feng shui. Secondo Ferdinelli. Per farmi un torto.
Ok, Tony. Ma quello era... No, sembrava non io. 4, 7, L, pistola. No, snitch nel click, buttiamo fuori Tony Mambo, Mambo Rosso. Cos'è sta roba che è partita? No, snitch nel mio click è except Mambo Rosso. Allora, satira. Oh, prima in tendenza Bassotto. Leggiamo testo di Bassotto Hound. Davvero? Ah sì. Ah, finto allora, mio padrone. Fica di tendenza, finto mio padrone. Tony FF sta per Führer. Tony Führer. Tony Führer vinto Bassotto Hound. Amo Bassotto Hound, Atlas, Brano, Runner Raid. Da finto mio padrone, Tony F italiano. Bookers, primo sole. Runner Raider. Ma cos'era Runner Raider? Runner Raider. Chiudi i passanti con le moto. Bassotto Town. Di Bassotto Town con la moto. Ho capito. Ai, Tony Fiuma. In più non so Hitler Tony. Tipo tra l'Hitler Tony. Smettila, io non so cosa fare. Raga, mi fate un mix tra Little Tony, Tony F e Hitler insieme. Quel bassotto, a cavallo di un bassotto. Senti, io voglio fare una cosa alternativa. Ma possiamo fare un bassotto gigante? Non so cosa possiamo per fare. È come la... No, è come tipo... Sai che c'è la 500? Che nasce la 500 per essere una macchina piccola. Una city car. No? Prima di quelle cazzo di smart e merda. Però adesso fanno la 500 XL. Quindi io adesso voglio un bassotto 500 XL. Cioè la 500 XL tipo SUV a forma di 500. Ma che senso c'ha? Appunto. E allora io voglio un bassotto però a lano. Però è meglio che la femmina sia la lano. E il papà bassotto, perché sennò è un casino. Se il papà è un alano e la femmina di bassotto, no, la violenza sulle toppe delle bassotte. Anche perché l'alano lo comprano quelli dei sbicconi di 50 anni, no? Che vogliono scoparsi, che gli piace il cazzo, ma non gli piacciono gli uomini. Allora devono prendersi i cani che se le inculano e si comprano gli alani. Quei io cani grossi. Il cervello non sto ascoltando, no? Ve lo dico. Però se un alano si inchiuma una bassotta piccolina, guarda che cioè, ogni botta gli occhi li strabuzza perché escono un po' fuori. Strabuzza. Quindi è meglio che prendiamo. Allora, raga, trovatemi una lana. Una femmina e un bassotto maschio e una scaletta per il bassotto. Ok, e proviamo a fare questo bassotto XXL. Come la magari poi lo facciamo indossare Fiat. Chiamo Rovazzi e ce lo vendiamo a lui. Nel caso non si trovi una lana, non so, magari un San Bernardo. Però deve essere femmina, quindi una Santissima Bernarda. No! No! E beh, femmina di San Bernardo come si chiama? Ho capito, non lo so. Cioè, se il santo c'è la Santissima Bernarda, no? Raga, cosa sta succedendo un'altra volta? Yo! Guarda, prendi, prego, prego. Yo! Adesso mi fai. Cosa devo fare? Una reaction. Raga, come? Ho i capelli bianchi e devo fai farmi la barba. In freestyle con l'autotune. Cosa devo fare? E canti tutta la reaction in freestyle in autotune. Devo fare la canzone sugli incroci genetici. Devi vai. Ragazzi, io vi ricordo da casa, prendete questo pezzo, ci mettete. Però vai a tempo stavolta. Sì, sì, con tutto il delay che mi metti sempre in cuffia. Non sarà ti metto neanche il beat, vai. Neanche il beat ti metto. Come faccio? Ragazzi, come avete visto l'ultima volta, l'esperimento è funzionato bene. Quindi voi prendete questo pezzo, vero, fate il remix. Me lo ricordo. È bello. Prendete questo pezzo, fate il remix e le più belle verranno pubblicate su Twitch. Yow. Su Instagram. Vai, ma dove c'è il beat? E come faccio a cantare a tempo senza... Che tempo? Metti un beat su Trap Rap Gang. Allora, aspetta, ti metto un beat. Trap Rap Gang. Trap Rap Gang. Yao. Ok, no, adesso ho messo la voce da Criceto. Ok, va bene. Yo! E questa è la canzone dell'incrocio genetico dei cani per creare un bassotto XXL. Yo! Portami la cagna, portami la tua cagna. Deve essere una lana. Portami la cagna. Queste sono tutte le intro, no? Perché le... mi stai spiegando? Yo! Portami la cagna, la tua lana. Portamela, che la tengo a fa la brava. Dopo trovo un cazzo di bassotto. Sdraia la lana così. Il bassotto ci arriva se la sdrai, se no non riesce ad arrivare. Cioè, quindi una volta che la lana è distesa sul fianco, portami un bassotto bianco. Yo! Così facciamo il bassotto XXL. L'importante è che la cagna sia lana e il bassotto sia maschio, perché altrimenti ci è proprio un problema di inserimento di questi peni enormi in questi cagnetti piccolini e potrebbe essere anche doloroso, se non addirittura pericoloso proprio per la cagna. Vendi cuccioli a 10k, il suo padre è un maschio alfa. La roba al clavicello. Il bassotto è bianco, ehi. Mentre il cane a nano è alto. Vedo questo, questo è l'altro. Fumo, fumo e bevo l'alcol.
ho un allevamento intensivo. Freddo, frigo. Vendo i bassotti XXL 4K, quanto vengono quelle? 4K, te l'ho già detto. Quando tu vai, no, vai all'allevamento, dici quanto vengono quelle lì? E dici 4K, fai sempre. KKKK, occhio al cane che ti scappa. Basso town, basso town. Ow, test sound, underground. Va bene, basta. Un'ora e mezza di sta minchiata, vai. Vai, vai. Comunque dobbiamo risolvere questa cosa del delay perché non si riesce. Ma chi se ne frega, il delay è il delay. No, sarebbe il di lui. Perché parli ancora con questo che aspetto due ore? Raga, noi vi salutiamo, grazie per aver seguito questa minchiata. Non è sempre raid. A parte tirare fuori Tony Führer che è in voi. Certo. E se possibile vi chiederemo una semplice cosa. Un assegno in bianco ma non postatato. Sai che lo stavo per dire io, non so come cazzo mi hai anticipato. 2K a testa e vi facciamo i cuccioli di cani ibridi. Sì, dal culo.